Eccoci rientrati dopo i 400 ostacoli. C'è Iomide Folorunzo con Elisabetta Caporale. Sì, la faccio emergere. Aio, vieni su, dai. Dai, vieni su. Vabbè. Yadis, cominciamo con te. Insomma, non è andata proprio come avrebbe dovuto. No, però guarda, oggi decisamente pensavo che avevo fatto molto di meno. Perché la ritmica, tutto, mi sono trovata bene. Poi ho visto tutti che abbiamo corso in 55, 55-0 qualcosa, io ho visto 55-98, non so come è uscito perché 95. Oggi ho fatto la ritmica bene, non so cosa è successo, mi sentivo bene, cioè oggi non avevo nel minimo fastidio, non lo so. Peccato anche per Aio che è arrabbiata e delusa da se stessa. No, niente. No, niente un cavolo. No, niente. No, perché sono arrabbiata con me stessa perché non posso prendermela con nessun altro. E mi è mancato il finale e devo continuare a lavorarci comunque. È la cosa su cui sto lavorando. È una cosa un po' nuova, quindi ci sta anche che sbaglio, solo che lo sbaglio è più clamoroso quando lo fai a un evento così importante. Se avessi fatto una gara regionale non avrebbe cagato nessuno, però sì, qua al campionato del mondo fa un po' male. Meglio così, così mi brucia bene e la prossima volta imparo. Peccato perché sei arrivata molto carica anche dagli ottimi risultati raccolti durante questa stagione e volevi fare bene. Sì, stavo anche abbastanza bene, devo dire, perché sono riuscita a recuperare dai crampi che mi hanno preso ieri dopo la gara e quindi io sul blocco ero fresca come se non avessi neanche fatto un 4 il giorno prima. Però non lo so, un po' io che devo crescere un po', avevo anche paura che comunque queste temperature basse mi facessero addormentare un po' la sensibilità, la velocità, quindi un po' quello, un po' che sto ancora imparando, ragazzi, non so cosa dire, sto ancora imparando e quindi ci sta anche quasi che sbagli, ci sta quasi, però vabbè. Aio, raccontami un po' come state vivendo questa cosa, questo virus che gira in questo albergo, ma vi hanno messo in quarantena? Io non sono in quarantena, però sto abbastanza bene, però sì, ogni tanto arriva qualche nuova notizia di qualche nuovo caso e quindi sì, rimaniamo tutti un po' così. State mangiando lì? Allora io mangio prevalentemente a casa Italia, se riesco, anche perché se devo mangiare frutta e verdura fresca è lì mi sembra più sicuro, anche se adesso sto prendendo delle precauzioni perché comunque in mensa veniamo serviti solo dai camerieri che indossano rigorosamente i guanti, è pieno di gel disinfettante ovunque e comunque i nuovi arrivi italiani sono in alto albergo. Da una parte mi dispiace perché già comunque... Grazie Aio. Niente, ciao Italia, grazie per il tifo. Scusate, perdonatemi.